Okay. Quando finisce questa? Sì. Dimmi te che io sono già pronto. Sì. Ma tu me l'avevi mosso quel microfono qua? O era così, va bene così? L'ho messo così apposta, così. Così riesco a lavorare. Sì, riesci anche a parlare, sennò come cacchio che fai? Sì, no, fatto bene. Come fai a parlare, sennò... Va bene, va bene. Che bella maglia che c'è. Sì, vedi come mi hai beccato? Mi hai beccato con un disco in mano? Ho visto, eh? Ti ho visto! Cioè, ciao caro! Ciao, come stai? Tutto bene? Bene, oh, bene. Ragazzi, due amici per caso, siamo qua di nuovo. Ti trovo. Allora, oggi ho messo la maglia uguale alla tua, non lo so perché. Hai visto che bella? Che non si sa perché, non lo so. Non lo so come mai. Va bene. So. Ma... allora, oggi è... ma programma su... Typhoon comunque, sì, ma metti su qualcosa, diciamo. Sì, programma Typhoon, sì. Vuoi che metta qualcosa, sì, subito? Potrei... sì. Ah, no, niente, dai, non no, mettere no, niente, no. Iniziamo con un po' di ritmo. Di sana tribale, di brevi. Sana tribalità. Brevissimo. La copertina, perché questa è proprio da segnare. Bravissimo. Bello. Ma fammi... dammi la copertina. Lo vuoi? No. Vedere. Allora, questo disco qua mi sa che resterà qua. lo teniamo qua. Ragazzi, due amici per caso, Radio TV Oltre il Limite. DJ Oltre Mauri. Limite. Il fantastico DJ Mauri. E oggi c'è un ospite, e non ve lo diciamo ancora. No, è presto ancora, presto. Cioè, non vorrei mica rovinare tutte le sorprese già così. Ma... cioè... allora, come faccio a sentirmi in cuffia col microfono? Non lo senti il microfono in cuffia? No, sento, non lo solo la musica. Certo, ma... senti solo la musica, qua siamo professionali, non siamo messi a giocare, qua non giochiamo, No, non giochiamo, no. Non pettiniamo le bambole. No, non pettiniamo le bambole. Ma vuoi spiegarmi quel pezzo qua che stai mettendo su? È tutto un album che è stato riedito. Io c'ho il CD di questo. È tutto percussivo, molto percussivo. Bello. The molto Now bello. Generation. Bello, bello. Ricordiamo che abbiamo dovuto spostare l'orario dalle 4 alle 6, perché giustamente per i problemi che ci sono. Che... e anche le distanze. Distanze. Purtroppo io volevo quando... abbracciarlo, baciarlo, invece non posso. Non possiamo, cioè, ma mi ha lanciato un saluto così. Mi ha lanciato, va bene. Comunque. Ha gomitato le denti. Allora, siamo qua, vogliamo presentarlo il cofanetto? Certo. Di tutto, visto che ci abbiamo la maglia. Allora, voglio presentare, scusami, perché anche se taglio la faccia a tutti non mi interessa. Lo vedete bene? Questo qua è un cofanetto, naturalmente. Un cofanetto con tre F. È cofanetto. Firmato, okay, da proprio lui che l'ha fatto. E lui che l'ha fatto è qua con noi. Oggi abbiamo ospite il grande Beppe Loda. Vieni. Eccolo qua. Prego. Beppe alla sua Loda postazione. C'è, Maurizio, chi c'è? Gli amici per caso ci sono. Saluta. Vi prego, salvatemi. Sono con due pazzi, furibondi. È vero. Hi guy from all over the world. We are here to do a FM, internet program with Mauri and Mr. King Kong. Before starting, I wanna say for all the American people, of course, my friends included, be strong because everything will go very, very good for everybody. Siamo qua per questa trasmissione, gentilmente invitatomi dall'amico Mauri e da Mr. King Kong. E niente, oggi la mia parte del programma sarà impostata
su due release che ho fatto, una recentemente sulla musica, su alcuni pezzi di musica afro che mettevo negli anni 80 alla discoteca Typhoon, e l'altra di musica elettronica new wave italiana ed inglese che ho realizzato circa 10 anni fa, e quindi colgo l'occasione per riproporvi questi pezzi che sono dei miei classici, che ormai nel mondo afro e non sono diventati molto conosciuti, quindi sarà un piacere per tutti riascoltarli. Io posso fargli una domanda, perché i nostri spettatori naturalmente sono anche curiosi. Vuoi raccontarci un po' la tua carriera, la tua vita? No, non abbiamo tempo. Signori, preparate la colazione per domani mattina. Ah, ok. Perché arriveremo fino là. No, ci facciamo l'after. Va bene, non c'è molto. Mi devi scegliere un periodo, perché ho parecchi aneddoti il boom, da raccontare. Il tuo boom. Il mio boom è cominciato non come tutti pensano alla discoteca Typhoon, ma veramente 7 anni prima, perché ho avuto la grande fortuna di lavorare in locali importanti, chiaramente nella zona in cui sono nato, vale a dire la bassa bresciana, ma si parla di locali da 3-4 mila persone, quindi ho avuto la fortuna di avere sempre un vasto pubblico a cui far sentire le mie proposte musicali. Quindi comincio non mi ricordo esattamente se ho cominciato alla fine del 73 o all'inizio del 74. Mi ricordo solo che andavo in discoteca a fare disc jockey e non avevo la macchina, quindi mi oriento un po' su quei periodi e ho cominciato subito a distinguermi come selezione musicale, perché essendo io proveniente come cultura dalla musica rock inglese, americana e anche alcune cose importanti di musica prog italiana, avevo già una sensibilità diversa nella scelta dei pezzi da proporre, che a quei tempi erano soprattutto 45 giri, e la musica che era più vicina alla mia, diciamo così, infarinatura generale di rock era la musica funky, perché notoriamente proviene dal blues e dal rhythm and blues, quindi contiene dei riff di chitarra stile rock che subito colpivano le mie orecchie. Tanto per fare un esempio, che so piace anche all'amico e cugino bergamasco DJ Mauri DJ Mauri, che era Jimmy Castor con il pezzo Is Just Begun. Sì, lo mettevo già appena uscito. Tutta la raccolta a casa vinilica. Sì, wow. Guarda la telecamera, l'abbiamo centrale, Beppe. Quindi sì, puoi parlare tranquillamente, sì, sì. Così guardare là, così almeno la gente ti vede in faccia. Face to face. Parti col primo brano. Allora, mi concentro di più a guardare in basso, sinceramente. Va bene. Sai perché? Perché è abituato a essere in console e essere concentrato così, a quello che fai. Con la schienina. No, è parzialmente vero. In realtà è che se mi guardo, siccome sono molto bello, rimango incantato. Oh, wow, bella questa! Vai. Andiamo col primo pezzo. Beppe va bello, bene. Ci suona. Allora, cominciamo, come vi ho detto prima, con un mio super classico del periodo afro al Typhoon, che è cominciato praticamente nella stagione da settembre in poi del 1972, che è la versione originale del famosissimo Jingo di Candido, e questa è la versione di Olatunji, nella versione proprio tribale scritta da lui, e si chiama Jingo Lo Ba. Jingle bell, jingle bell.
lo stai mettendo quello lì? Tu lo stai mettendo quello lì? Ah, ok. Parla, parla pure. No, no, quello. Ma adesso parla, parla. Abbassa un po' il volume. No, abbassa, abbassa. Dobbiamo notare che il titolo del pezzo prende proprio il nome dal ritmo africano che si chiama appunto Singoloba. Auri. Bellissimo. Facciamo per tutto quello che facciamo di gente. Bravo. Dai la diretta così. Vuoi la diretta di attacco di questo vuoi? Vuoi la diretta? Aspetta, qua mi dicevi che è del 72? Ma esattamente non mi ricordo, comunque non siamo molto lontani. Cioè 48 anni fa, ragazzi? Sì. Cioè sì, parliamo di una cosa allucinante. Sì, sì, sì. Allucinante. E poi hanno fatto dei remix su questo pezzo. Sì, hanno fatto remix su remix perché... E l'hanno risuonata. Sì, sì, risuonata in tutte le parti. L'hai suonata Santana, anche tu. L'hai Santana, bravissimo. Sì, Santana sì. Nel concerto anche di New York nel 74 l'ha suonata. Sì, vabbè, sì, bravo, bravo. È stata rifatta anche Pierre Morlaine e Gong. È un classicone della musica, infatti il pezzo è bellissimo. Io l'ho scoperto andando nell'82, cominciando ad andare a scuola di percussioni, e il mio maestro mi segnalò questo disco che naturalmente mi precipitai a cercare, e fortunatamente lo trovai proprio in un negozio a Brescia, un album doppio e contenente dei pezzi bellissimi, e niente, mi ricordo la prima volta che lo suonai tra virgolette al Typhoon, e fu un successo strepitoso. Sì. Prego, Mauri. Vai, grazie. Prego. Io non commento, non commento, non perché no, mi avete messo nell'angolino oggi. No, sono qua oggi, che oggi bene. Sono qua i piedi che non stanno fermi. Hai fatto vedere le tue, io faccio vedere la mia. Chiaro, bellissimo. Chiaro. Ovviamente devo accendere il microfono perché sì. Vedi. Questo è un Master at Work Remix. Manu di Bango, New Bell. Qua un pezzo bestiale questo. Questo pezzo bestiale questo qua. Bello, 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 molto bello. Poi lui avrà un aneddoto anche su questo pezzo, perché io l'ho sentito là e me ne sono subito innamorato. Tu pensa a te, quel pezzo qua, basta di vedere, posso vedere la copertina? Scusami un attimo perché più gentilmente devo far vedere la gente. L'ho già fatto vedere io. Ragazzi, qua stiamo parlando di storia. Questa è storia. Cioè, non è che stiamo raccontando le favole dell'orso, del primo che parte. Qua è storia. Ah, su questo brano, allora, volevo ricordare che Manu di Bango è mancato da poco. Sì, purtroppo. E addirittura per il Covid. Questo ah, davvero? Sì, solo che è morto di Covid. Sì. E quindi...
onore ad un grande maestro, sassofonista africano. Assurdo, guarda, assurdo, assurdo. Era anche anzianotto, con tutti gli auguri che avrei potuto fargli, era già molto anziano. Deve venire a Bergamo a fare un concerto che non ha potuto fare. Però parliamo di una persona che aveva anche una certa età, non stiamo parlando di un quarantenne, stiamo parlando di un 70-75 anni comodi. Adesso siamo sulla realtà, la realtà. Questo è dance, eh? Per ballare. Vogliamo ballare? Sì, sì. Li metti su, li metti un po' di giri in più, basta. Aperitivo, questo sto. Anzi, potremmo anche proporre di domenico, di sabato alle 11:30 del mattino, fare un aperitivo. Facciamo la merenda. Ormai si sta trasformando l'era della discoteca, sta diventando di giorno. Merenda, non ci sarà più l'aperitivo, ma ci sarà la merenda dalle 16 alle 17. Sì, sì, ma è così, ormai io. Oh. Un aneddoto su Manu di Bango. No, sinceramente Manu di Bango. Sì, ho suonato un sacco di cose, però c'è da tenere presente che negli anni 80 non c'era ancora internet, quindi tutte le informazioni che si possono recuperare oggi sui vari artisti una volta non c'erano. Era diciamo così uno dei pochissimi artisti africani dal quale si potevano trovare dischi anche in Italia, ma perché? Perché era lui residente a Parigi, in Francia, chiaramente, e quindi venivano importati e alcuni anche pubblicati in Italia, e quindi si riusciva a avere i suoi pezzi e quindi a suonarli. Ma come storia dell'artista negli anni 80 era molto molto difficile averne conoscenza, appunto perché, come ho detto prima, non c'era internet, quindi sì, non c'era documentazione. Era anche un jazzista lui. Sì, chiaramente. Va bene, buono, ci ha fatto ballare con tanti tanti brani. Andiamo avanti col Typhoon? Andiamo avanti col Typhoon, però devo precisare una cosa, che l'idea della musica afro, innanzitutto cos'è la musica afro come la intendiamo noi, innanzitutto è nata alla discoteca Bisbee e poi è esplosa alla discoteca Typhoon. L'afro italiano, il movimento afro, non deve essere inteso come musica africana fine a se stessa, ma come un miscuglio di varie musiche che direttamente o indirettamente discendono dalla musica e dai ritmi africani. Quindi quello che intendevo io era come un box dove all'interno mettevo tutte le musiche, tutto il tipo di musica che hanno, appunto come appena detto, le origini nei ritmi africani. Quindi, e dico origine, ma direttamente o indirettamente. Direttamente si può parlare di musica brasiliana, e indirettamente si può parlare di blues e affini di jazz, di afro jazz, di afro blues, e poi le varie diramazioni, esatto, e la musica afro rock, per fare un esempio gli Osibisa, oppure come hai detto tu, anche la bossa nova, e quindi era appunto un miscuglio. L'afro nostra deve essere intesa come un miscuglio di generi. Esatto. Comunque è bello ascoltare un professionista che spiega tutto questa cosa. Questo è un brano mio classico di inizio ai tempi del Bisbee, che è stato riportato sulla compilation del Typhoon, ma originalmente lo mettevo al Bisbee. È dal 1971. Che cultura musicale, questa è cultura, cioè, mi sto
sono allibito a sentire tutto quello che stai dicendo, perché sono cose veramente belle. Sei... sta ammaliando col suo fascino e la sua bellezza. Nel mondo dei sogni. Beh, il brano è del 71 ed è stato pubblicato in Francia. Auré. Sta parlando Marco. Il brano, ah, lo posso fare io. Sì, lo puoi fare te, si abbassi, si sente. La pubblicazione è del 71 di un signore francese di cui non so il nome. E però avevo letto un po' della storia di questo pezzo. Era andato proprio in Africa lui col microfono a registrare nelle varie tribù, nelle varie zone, e poi aveva utilizzato questo pezzo, che probabilmente avrei ritenuto quello più esplicativo di queste situazioni di balli e ritmi africani, ed era stato pubblicato in Francia. Perché ripeto, le cose che trovavamo in Italia come musica africana veniva tutta dalla Francia, non arrivavano dischi dall'Africa come poi è successo poco tempo fa, di etichette, varie etichette che sono andate in Africa a cercare proprio la musica originale, sta pubblicata in Francia, scusi, in Africa, per poi essere ristampata. A noi arrivava tutto dalla Francia. Tuoi amici ci sono, vedrai, siete tu e lui. Bellissimo pezzo che è questo qua. Ah, io l'ho dovuto prendere, se c'era Beppe, non c'è niente da fare, perché questa, allora, l'unica cosa che devo dire è che questa, quando la sentivi al Typhoon, ti veniva la pelle d'oro. Guarda, ti dirò di più. Quel pezzo qua è diventato famoso. Questa è una chicca che ti dico. Questa è una chicca. L'hanno usato a fare una pubblicità sulla Rai di un programma che andava in onda alle 8:30 di sera nel 74-75. Sai che io sono quello che va. Yeah, che pezzo. Mamma che bello. Propaganda. Sinceramente non me lo ricordavo. Adesso te lo ricordo. Adesso me lo ricordo perché circa 8 anni fa io e Boscolo a Düsseldorf abbiamo registrato un pezzo proprio con Michael Mertens, che è il creatore dei propagandi, propaganda, nel suo studio di registrazione. Hai capito? Ma questo non me lo ricordavo, sinceramente. Una macchina di guerra. È una macchina da guerra. Sono onorato avere qua Beppe Roda e ci sta spiegando un po', veramente sono onoratissimo. Pelle d'oca, andrò a casa con 10 anni di meno, guarda. Mauri, 10 anni di meno ti auguro, e qualche capello in più. Bella questa qua, ci voleva. Io non commento. No, te non puoi commentare. Non commento perché io devo andare al parrucchiere ogni 2 settimane a tagliarli, quindi. Bella canzone. Mi piace molto. Ah, come gira. Fatemi avere i bibi. Sì, ma questa roba qua purtroppo diciamo la verità, che i ragazzi di oggi questa roba qua non sanno neanche cos'è. Cioè, questa roba qua noi della nostra età, cioè partendo dai quarantenni in poi, la conoscono.
perché i ragazzi di 20 anni ti dicono cos'è? È appena uscito? Ti fanno questa domanda, eh? Dai, devo dirti una cosa sinceramente, è molto apprezzabile il discorso che stai facendo alla tua radio, invitando i disjockey come Mauri e anche come me che hanno una certa esperienza, appunto per quello che hai detto, perché il ruolo della radio non mi sembra, entrando, che non sia la tua radio non sia basata solo sul commercio, tanto per dire, no, sul business, ma ho fiutato anche come si può dire un profumo di cultura, quindi sì, il ruolo della radio, di questo tipo di radio, è importantissimo, appunto perché può offrire la possibilità alle persone di scoprire anche quello che non è normalmente, abitualmente proposto nelle altre radio, con tutto il rispetto, però, e questo è importantissimo. Difatti, tanto per dire, all'estero mi capita, quando ho suonato a Toronto in giro per il mondo, di accendere la radio mentre andavamo con l'automobile che mi portavano e sentire Phil Acuti, per esempio, a mezzogiorno. Quindi io i miei complimenti veramente. Grazie. Noi vogliamo proprio fare la differenza con la cultura musicale, noi vogliamo riportare la cultura musicale. Questo è importante. È un messaggio molto profondo. Ho guardato uno spezzone della tua trasmissione con Frank. Grazie. Un ottimo luogo, lo conosco da anni. E avete proposto della musica di alto livello, tipo Bo Diddley, che è un pezzo che mettevo al Typhoon, oppure i Doors. Mi sta venendo a piangere, giuro. Sì, ho perché è bello questa roba qua. Su segnalazione, non è molto normale sentire Bo Diddley, nel pezzo Bo Diddley, sentirlo a qualsiasi radio. Io ascolto quasi mai la radio, non l'ascolto mai, appunto perché cosa vuoi sentire? Reggaeton! Non c'è niente da sentire. Vero. La radio deve insegnare. Vai, andiamo avanti. Prego, con prego, lo studio. Prego, ecco, volevo andare avanti un attimo sul racconto per la domanda che mi fece prima il nostro, certo, amico campione di wrestling. Ormai quella maglia lì XXL, sì, sì, è passata alla storia. Quindi ho avuto questa fortuna di avere sempre parecchio pubblico davanti a me e questo è stato molto importante, perché per la formazione del disc jockey una volta non era come adesso, che il ragazzo appassionato può prendersi due CD, il mixer a casa e allenarsi a casa. Una volta la scuola te la dovevi fare proprio sul campo, vale a dire che se una sera non eri in forma, e perché chiaramente diciamo che è una persona come tutte le altre, quindi a volte è al top, a volte meno. Allora in questa occasione ti chiamava il gestore e ti diceva: ma sai, questa sera non hanno ballato tanto, quindi era sotto inteso, attento. Non ne prendi neanche uno. Allora io posso dire come anche Mauri, perché anche lui è un disjockey datato e anche pelato, che è stata un'ottima scuola. Quindi quando io sono arrivato al Typhoon avevo già 7 anni di esperienza, ma proprio sul dance floor. E questo mi è servito tanto per accrescere e assorbire tanta sicurezza su quello che facevo, anche proponendo delle cose strane, inusuali, che non sentiva nessuno. Era questa proprio anche la mia passione, vale a dire la ricerca della musica. Io non cercavo dischi, io cercavo musica su qualsiasi formato. Allora c'erano i dischi e prendevo i dischi. Adesso vorrei farvi sentire un altro pezzo classico mio e dopo vi racconto un aneddoto. No, io me ne vado. Cioè, dopo questo me ne vado. Bellissimo. Wow.
mamma, mamma. No, no. Vado a casa, io posso andare a casa, Mauri, posso? Cioè, no, potresti farci un balletto africano qui, di quelli dove si muovono le chiappe. Guarda, ho ballato talmente tanto quando suonava lui, quando ero giovane. All'invidia. Ma ciao. Noi ci conosciamo, anzi, diciamolo la battuta. Da troppo. Lo conosciamolo quando aveva i capelli. Allora troppo tempo. Troppo tanto tempo. Mamma mia. Non era nato neanche tuo figlio. Mamma mia. Storia. Qui abbiamo imparato tutti a suonare le percussioni. Dopo vi spiego due cose. Fantastico. Una ve la dico subito. Questo pezzo qua, per eseguirlo correttamente, bisogna avere 5 conga intonate in maniera diversa. Le mie lezioni di percussioni, la mia scuola di percussioni, non è che me l'ha insegnato, me l'ha detto proprio lui. Me l'ha detto. Proprio lui? Erika Hertz, che è il fondatore del gruppo. Dovete prestare attenzione al movimento della cassa sotto. Ton, toton, ton, toton, ton, toton. Questo sta a indicare, visto che il pezzo si chiama Le Serpente, sta a indicare l'ondeggiare del serpente, il modo di andare avanti del serpente ondeggiando. Gigi Pigini ci scrive, il duo delle meraviglie, un abbraccio. Ciao Gigi! Salutiamo il mare! Dille di andare sulla radio, così vede scaricate tutto! Scaricate l'app di TV. Radio TV Oltre il Limite. Radio TV Oltre il Limite. Io ho il disco originale di questa. Anch'io. È bellissimo quel disco qua. Parliamo un po'. Vicino all'orario avanza. Sì, sì. Volevo spiegare una cosa. Siccome in Italia ai tempi non si trovava un disco di afro, di musica africana o brasiliana e affini, a parte qualche disco di jazz e afro jazz, e a parte naturalmente Manu Dibango e quelle cosette che arrivavano dalla Francia, allora era mio, diciamo così, godimento andare a cercare i dischi all'estero, e andavo spesso per trovare l'afro, andavo a Parigi. Sono entrato nel negozio di dischi Champs Disc, dove c'è l'Arco di Trionfo, e scendo nel seminterrato e stava suonando questo pezzo e non c'era nessuno, c'era il disco. Allora ero con altra gente e siamo andati, io mi sono messo dietro il desk del negozio e ho cominciato a ascoltare il disco anche più avanti. Di corsa è sceso l'incaricato, il proprietario, non mi ricordo, con le braccia alzate, dice: ma non se ne fa possibile, non se ne fa possibile. Io ho detto: ma lascialo lì. Fantastico questo, fantastico. Gliel'hai detto proprio in bresciano, gliel'hai detto, bresciano, come dire, la lingua internazionale. Sì, 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 ma difatti sono d'accordo con te. Va bene, andiamo avanti, dai. Ci sta proponendo un altro disco, Mauri. Bellissimo. Che io ho già capito cos'è. Questa è una nuova produzione, un nuovo vinile che è appena uscito. E mi ha colpito per questa. Sì, ma io l'ho già sentito, l'ho preso da qualcuno. Vi faccio vedere Andromeda Orchestra. Disco interessante, molto bello, 3 tracce, una più bella dell'altra. No, è bello. Il gruppo che dice Action. Il gruppo che dice Mauri,
quel gruppettino di chitarra, è un disco, se non sbaglio, del 71. Phase Action, Phase Action, li conosco bene. Sì, ma Beppe, la copertina, metti la copertina nel 2019. Quel disco lì mi sa che resta qua. Stiamo trattando, quindi stiamo trattando. Anche la proposta nuova, parte quella storica. E no, quindi, guarda che bellissimo. E beh, poi andate a vedere. Secondo me, è un, è un bellissimo pezzo questo qua. Mamma mia, bello, che gruppettino sotto. Il tempo vola, non ce n'è, non ce n'è. Davvero, quando ascolti e stai, sei in sintonia, il tempo vola. Ti gusta? Adesso io e Mauri vi promettiamo una cosa, io e Mauri, che faremo due amici per caso 8 ore. disastro. Se ci fermano, preparatevi il cesto della merenda. Scusate, mi passo davanti. Scusatevi, ma arrivano i messaggi della gente. Rispondi ai messaggi sempre. Salutiamo anche noi tutti quelli che ci stanno guardando adesso in diretta live. Ciao Beppe, ciao Mauri, ciao Aki. Un super abbraccio da Simon P, siete grandi. Bene. Ciao Simon, grazie. Saluto, Simon. Oh, ci pizza. E poi mi dà tanto un cerrone. E poi anche le altre versioni elettroniche sono molto belle. Dove andrò a parcheggiare? Deve registrare qualcosa. Ti devo passare tutti, passerò tutti. Prossima selezione? Wow! No. Vado un po' più avanti perché il tempo passa e devo fare. Io classico. Sì, dai, va bene, ci sta. Sì. E anche la compagnia Criolo. Anche Miglio è bello, sì. Sì, vai. Scegli te, fai te. Ma è bello che è la diretta, è bello così la diretta. Sì, quello che succede. Quello che succede, succede. Andiamo avanti. Quindi? Quindi un attimo. Prego. Quei pezzi che stiamo ascoltando adesso sono qua, ragazzi, dovete comprare il disco. Dovete comprare il disco. Vinile del Typo. Dovete comprarlo. Fuori soldi. No, si scherza naturalmente. Sì. E devo ringraziare la Self che ha pubblicato questo disco, che non è facile, non è di facilissimo ascolto, e appunto realizzando veramente una release veramente veramente molto bella. Per riagganciarmi al pezzo prima, Le Serpent dei Zacca Percussion, era diventato così famoso al Typhoon che su mia idea e con approvazione del locale andando a Parigi a contattare loro, e praticamente con la discoteca Typhoon abbiamo organizzato il concerto a Brescia degli Zacca Percussion. Ti rendi conto? Fantastico. Passiamo un altro pezzo. Vai. Un altro classicone che mettevo appunto al Typhoon in una versione remixata, e il pezzo si chiama The Pool. Cioè, il gruppo sono The Pool, cioè la piscina praticamente, e il pezzo si chiama Jamaica Running, che vuol dire la corsa alla Giamaica. Vediamo che sentano bene. Vediamo che sentano.
magazzino a disposizione per fare quello che vuole. Due amici per caso. Amici per caso. Anche oggi cultura. Uno, ve lo promettiamo che faremo una serata dedicata alla storia dell'afro. Ci sono d'accordo, eh? Io e te. Facciamo un doppio disco. Sì, io e te facciamo un doppio disco. Vai, lo facciamo. Mamma mia, ragazzi. Mi potevi dire che però mettevi quella maglia lì così io non la mettevo. No, vogliamo bello. I fratelli. Ma questo è il bello, è questo. Anzi, dovrei. Mi rapo anch'io la prossima volta, almeno. Abbiamo deciso che mi devo tagliare i capelli come lui. Diciamo che l'abbiamo fatto apposta. Dovete cambiare il nome. Amici pelati. Ah, bello! Mi ho messo di l'acqua, signor Berto. Grazie. Vai, Mauri. Mi ricordo che la versione originale di questo brano, carino, era stata pubblicata su vinile colorato blu. Sì, posso andare? Vai. Oh, è storica. Altro messaggino. Oggi abbiamo parlato di reggae. Già. Yeah. E qua il blues incontra il reggae. Esatto. Con questa Aisha the Sheriff. E questo Eric Clapton, fantastico. Perché a merenda noi vogliamo. Ciao Chicco, ciao Chicco. Ci saluta anche Chicco. Ciao Chicco. Ciao Chicco. Lo conosci, eh? Lo conosci, è un no, è di Zenzano lui, è uno dei nostri DJ della radio che viene a fare il programma qua. Beh, DJ Flebo, sono del Trentino, che ti dice tingiti i capelli, perché sì. Probabilmente non gli piace il bianco, sta così bene. No, così bello. E Fausto Campana da Roma, Fausto Campana è un poliziotto di Roma, quindi noi siamo spalleggiati. Bene. Non c'è nessun problema. Bene. Mi raccomando Fausto, condividi così almeno ci vedono. Noi dobbiamo arrivare a Roma. Come dicevano, arriveremo a Roma. Guarda, ti dico che ultimamente ci scrivono da New York, dall'Australia. Io sento. Quindi. Gli ascoltatori sono là, attenzione. Gli ascoltatori in Francia, Germania. Tu pensi che mi ha scritto un signore dalla Germania? Che ha chiesto di te perché hanno visto la nostra puntata, la nostra prima puntata. Ma vedi che vado, sono adesso non si può. Non si può. Ma quanto era bella questa. Mamma mia. Allora, selezionata. Guarda Luca Tonelli, DJ Luca T di Firenze. Quindi ci sta guardando tutta Italia, Bello, il Beppe bello, ti saluto. Oddio, il Beppe l'ho bello. Detto anche prima. Ma c'è. È una battaglia. Hai già capito te, vero? Tante donne abbiamo. Sembra il minimo. Giovanna Villa che dice ciao zio Mauri da Emily. Ah, la carissima Emily, la piccola. Giorgione. Che saluto, Giorgione Corti. Ciao Iari. Fai conto che lo stai facendo solo col tuo. Io col mio, va. Di là non ti dico. Sentilo. Bello. È la stessa etichetta. L'etichetta dei Bee Gees. Bravissimo. ti racconterò una cosa. Questa etichetta qua ha stampato anche, ti parlo del 74, il primo disco che cantò Eric Clapton, ok? E lo suonò insieme a Santana. Nel 74, cioè ottobre 74. Ho portato anche Santana. Ma sotto consiglio ma di sei Beppe, fantastico. Ma dopo andiamo avanti. Beppe, io sono un po' più giovane, sono un po' più giovane, però hai visto che hai notato che piace la roba. Un'altra grandissima hit che ho, diciamo così, scovato guardando nella musica tedesca è stata questa versione di Massim Babele, che è un pezzo tra l'afro e la new wave, veramente un pezzo molto bello. Buon ascolto. Chica,
riconosco che è un bellissimo pezzo, strano appunto come ho detto, perché tra la new wave con i ritmi africani, però l'ho sentito tantissime volte. Versioni, sono uscite in tre versioni, in tre dischi, bravissimo, tre versioni in tre etichette diverse, molto importante da dire questa cosa qua, e quella, che, e quella di valore è quella che ha detto lui, eh? Che tra l'altro è timbrata anche da un'etichetta olandese se non sbaglio. Che poi io andavo a spingere e poi portavo tutto, portando bene. Guarda cazzo, vorrei dietro minaccia armata vorrei segnalarvi la compilation del nostro amico Mauri, che a parte gli scherzi è veramente una bellissima compilation. Veramente complimenti Mauri, la scelta è stata veramente ottima. Dopo passo a prendere i soldi. È già mio, eh? Vai, vai. Un'altra versione. Vedi? Allora, perché qua c'è che dal vecchio stile che proponevamo all'inizio alle nuove generazioni della PlayStation degli anni 2000, appunto queste selezioni, queste scoperte rallentate sempre. E quindi questo è un disco che ha suonato molto con la PlayStation. Per fare la differenza dall'originale di Yebo. Sì, quello che abbiamo messo l'altra volta, ti ricordi? Io abbiamo messo l'originale di Yebo. E così era rallentato un fascino fantastico. Le gambe si muovono da sole. Poi noi avevamo i piatti modificati, esatto, e ci riusciva. Tu avevi all'inizio i primi piatti Torres, micro. I Torres e micro. No, è una bella notizia. Al Typhoon avevamo, e avevo chiesto, visto che l'impianto audio del Typhoon andai io a sceglierlo a Mantova da Giovannelli, un negozio molto famoso ai tempi, e avendo carta libera ho fatto presto tutto il meglio che c'era: Macintosh, JBL, Tascam e giradischi, e scelsi i DQX1000, che avevano una particolarità. Girando il giradischi, diciamo così, con la parte superiore sotto, c'era la possibilità di togliere il fondo e c'erano due potenziometri, e che muovendoli potevi spostare l'asse del giradischi, dei giri del giradischi, quindi potevi avere o più 24 o meno 24, infatti noi ne avevamo 4, dei quali due erano perfetti meno 12 più 12, uno era quasi più 24, fai meno 4 più 20, e l'altro scendeva praticamente a meno 24, quindi avevo la possibilità di suonare qualsiasi cosa. Anche il fatto dei 40, di suonare i pezzi a 45 giri, che sotto certi aspetti è stata una parte che ci ha reso anche famosi per questo,
Nel mio caso non era così, perché avendo questa possibilità io non mandavo i dischi a 45 giri, quelli a 33. Avevo possibilità di accelerarli molto. Sì, comunque la cosa è vero, perché questa cosa dei piatti modificati è arrivata nell'84 con i Technics, che si modificavano i Technics per questa cosa qua, per far sì. Sì, perché era arrivato un momento che c'erano i pezzi a 45 giri che dovevi suonarli a 33, perché sennò non riuscivi a dargli quell'attimo di spinta. Non c'era spazio a sufficienza, sì, con lo slide. Esatto. Queste cose qua che stiamo spiegando sono cose tecniche molto belle, molto interessanti. Ricordiamo che Beppe Loda ha fatto gli anni d'oro della musica, gli anni d'oro dei locali, delle discoteche. Non per niente togliere al Mauri. Però giustamente è stato un susseguirsi. Cioè, possiamo dire che è il nostro insegnante. Cioè, è la verità, cioè non c'è nessuna storia. È molto iello questo disco, senti, no? Col vocione così, con le tastiere così, con i campioni. Sai, io faccio molta fatica a, diciamo così, a rapportarmi con tutti i disegni, perché avendo cominciato a comprare dischi a 11 anni, regalatemi da mia madre naturalmente, ne ho 63 e quando capita si può ancora, e faccio fatica a trovare altri DJ che hanno, o da loro chiaramente, una cultura musicale che va dall'afro al jazz come ho io. Però invece con Mauri il discorso è diverso, perché lui conosce anche questo tipo di musica, non solo le cose che propone, ma ha conoscenza del fusion, ha gusto musicale, quindi non so, se era una donna eravamo sposati. Sì, difatti si parlava anche con il Mauri, si parlava anche che ha sentito i pezzi swing anche molto belli, che gli sono piaciuti, perché diciamo che il succo della musica è negli anni 50, 60, 70. Il swing, il jazz hanno trasformato un po' il genere musicale, o sbaglio? Magari sto sbagliando io a... Nasce da lì. Ti dico solo che l'origine del rock and roll viene dalle orchestre di jazz degli anni 40 e 50. È vero. Quel modo di scandire il tempo, e poi è stato ripreso nel rock and roll. È vero. I geni. Sì, sì. Ne abbiamo ancora uno lì? Sì. Rimane perché solo poi uno. Non abbiamo la pubblicità, quindi andiamo via tutto dritto. Certo. Ah, fantastico. Aspetta. Sì. Ecco, ho voluto includere in questa compilation numero 2, si può dire, del Typhoon, improntata sulla musica afro, questa bellissima versione di Hugh Masekela del pezzo Lady, originalmente eseguito da Fela Kuti, del quale ne è anche l'autore. Quindi Lady, Hugh Masekela, pezzo di Fela Kuti, bellissimo. No go green. She goes say, she goes say, ecco, per intenderci questo è proprio il genere afrobeat, si potrebbe riassumere anche come afro jazz. Sì, afro jazz, sì, bellissimo pezzo, mamma mia. Say, I wanna tell you about Lady, oh, say,
She want the peace of me before and go say. She want a piece of me before and go say. Ricordiamo che quei pezzi qua erano cantati e suonati anche da gente di colore, perché era nel 60-70 questa musica qua era creata da loro. Bisogna ricordare che il nostro pubblico è molto importante, questa cosa qua. Erano molto rosse le cose, ma erano belle. Perché la vera musica afro jazz, come ha detto Beppe, la creavano veramente i ragazzi, la gente di colore, i musicisti di colore, è la verità. Devo, sentendo questo pezzo, mi vengono in mente alcune cose molto piacevoli e voglio raccontare questo fatto. Come vi ho detto prima, andavo spesso all'estero per cercare musica in generale nei primi anni 80 soprattutto, e andavo in Germania a cercare la musica elettronica e poi da Monaco andavo a Colonia e poi su in Olanda dove c'erano dei gruppi tipo il Perù e via dicendo, comunque dei gruppi di elettronica olandese che si prestavano proprio alla musica per essere ballata. Quindi sulla strada che porta da sud di Amsterdam in Piazza Dam, come ho imboccato la strada, ho cominciato a sentire come rumore di elicotteri e mi guardavo in aria e dicevo cosa succede, non si vede niente, e più mi avvicinavo alla piazza e più il suono diventava intenso. Beh, quando sono arrivato in piazza ho avuto la culminazione completa, perché lì ho scoperto la musica solo di percussioni. C'era un gruppo di persone miste, perché in Olanda c'era già un'integrazione razziale completamente diversa dalla nostra, che in Italia, mi ricordo i tempi, si faceva molto fatica a incontrare una persona di colore. C'era solo un disc jockey di colore che si chiama Idris, che conoscete tutti benissimo, e niente, lì ho scoperto appunto la musica solo di percussioni, come in questo esempio, in questo break. Niente, culminazione, devo tornare indietro. Quando torno indietro vado a scuola di percussioni, perché non riuscivo a capire tutti questi ritmi, ed è una mia particolarità, come dovrebbe essere quella di tutti, che quando non si conosce una cosa impegnarsi per capirla. La sera, cosa facciamo la sera? Andiamo al Melvec, locale poco distante da Piazza d'Anca, era in Les Plain. Cosa ci trovo? Il concerto di Fela Kuti, che io non conoscevo. E quindi avanti alla ricerca dei dischi di Fela Kuti. Questo per dire che oggigiorno scaricare la musica è facile, stare seduti dietro la tastiera e scaricare musica è molto facile, però non è molto bello, non è che si impara tanto, è viaggiando e cercando la musica che si scoprono tante cose che non si conoscono e si fa esperienza nel viaggio. Grande. Grazie Beppe di queste info, andiamo avanti. Questo è il mio disco, però? No, questo è il mio disco. Ah, questo è il tuo? Però vabbè. Ma un po' di... non è mica mio questo? Ah, ok. Quindi abbiamo fatto giusto. Esatto, adesso presentiamo l'altro. E adesso è partito l'altro questo c'è. African Blood, quindi sangue africano. L'altro CD, ma io lo faccio sempre di là. Certo. Mamma mia. Ah? Alza un po' il gain del piatto. Ci piace? Alza un po' il gain del piatto. E poi parte, c'è tutto il suo. Molto bello questo pezzo di Africa, di disco africana. Lui è Supermax, è un austriaco che purtroppo è sparito tanti anni fa. Generalmente suonava, lui eseguiva soprattutto musica space disco di matrice teutonica, e stranamente, e si sente nell'ingresso del synth, e stranamente aveva fatto anche questo pezzo di musica che si può definire afrodisco,
veramente notevole, perché c'è già qui un miscuglio tra la cultura germanica teutonica dei sintetizzatori della musica elettronica con questo miscuglio della musica africana. Ed è questo uno dei pezzi che mi ha ispirato al Typhoon quando facevo questo miscuglio di percussioni africane e musica tipo Tangerine Dream, che è prettamente musica elettronica tedesca. Io mi piacerebbe veramente un giorno invitare Beppe Roda insieme al Frank e metterli qua. No, io e te metterci seduti. Noi seduti. Ma guarda che ne sa tante, guarda che ne sa tante. Io ti giuro che io sono venuto a trovare col Frank, col programma. Sentire il Beppe, mi stava vedendo su una cosa nella pelle allucinante. Mi piacerebbe veramente averli tutti e due, farli metterli lì. Cioè, succede un casino. Si potrà fare. Sì. Super Max. C'è Claudio Dino che ci saluta. C'è Martin Tolle. Quindi. Siamo gli amici. Senti il chitarroso. Chitarroso? Sì, è bellissimo. C'era anche il mix di questo. Mi piace molto bene quel genere qua. Vado matto io con questo genere qua. Bello l'afro. Però questa roba qua. Prima. C'è lì. Africa. Blood. Ecco, qua ci sono quattro vinili da comprare, essenziali di questo personaggio. Oh, che bello l'arco. Non posso dire niente. Quindi adesso con questo disco ci spostiamo nella fase elettronica. Sì, nella prima compilation che feci circa 10 anni fa per la Syntonic, l'etichetta di Paolo Scotti. Paolo Scotti è un produttore e anche di giochi di cultura enorme, molto famoso in Giappone e con un gusto che va appunto dall'elettronica al jazz tipo noi, e però in più rispetto al sottoscritto, non so a te, anche una fortissima cultura di musiche library e produzioni italiane. Lui è amicissimo di Tullio De Piscopo, come sono io amico di Tony Esposito e altri musicisti, e d'impeto aveva chiamato per chiedermi di fare questa compilation che si chiama Portrait of Electronic Age al Typhoon, e niente, veramente si è sbattuto molto per trovare le licenze e per mettere della musica molto importante. Sì, qua l'ho scelta io. Guarda lì, c'è anche la foto della sala. Avete visto che meraviglia? Accattate Will! Non si trova più il... Non si trova più neanche il vinile. Allora? Beh, siamo in orario, aspetta sì. Che prendo un altro pezzo. Partiamo con quello. Ai. Questo è quello che mi sono accattato io? Hai accattato tu? Marchi male, l'hai detto tu che marchi male. So che marchi male. Andiamo a casa assieme, viviamo assieme quasi. Allora non ti dico niente. Come on.
fantasia, questa può essere fantasia. Del signor Gallina, dopo vi racconto. Fabio Costa, che saluto, dice solo grandi emozioni. Grazie Fabio. Vai sull'app Fabio, vai sull'app, scarica l'app la radio. L'app di TV Oltre il Limite. Radio TV Oltre il Limite. Troverai dentro anche i cappelli di Mauri. Il parrucchino. Bella. Beh, io l'ho conosciuto, ve lo devo dire sinceramente, quando l'ho conosciuto aveva i capelli tipo Trump. Ah, non posso crederti, vai. Non te mai tira fuori. Questa fantastica batteria, mamma mia, me lo... mi ricordano sempre che il tuo codino, il tuo codino, i capelli tirati indietro col codino, sembravano per Fiorello. Tanti ricordi, ma una grinta. Allora sì che ero grintoso. Sì. Oh Mauri, ti sei perso? Ecco, devo dire una cosa che mi sta tanto a cuore, anche perché recentemente ho avuto dei problemi di salute e è appena uscita dall'ospedale. Io ho avuto la grande fortuna in vita mia di incontrare un musicista, come si suol dire, con i cosiddetti, un certo Francesco Boscolo di Padova, creatore del gruppo Igotria, diplomato al conservatorio e ha frequentato anche i corsi di... per imparare l'organo da chiesa a Padova, lui viene da Padova, e insieme abbiamo formato questo gruppo che si chiama MC1, Memory Control One, e questo è il primo pezzo che abbiamo fatto, che si chiama Basic. Con questo pezzo all'estero considerano questo pezzo come il primo pezzo di musica Italo Synth, che sarà una nuova etichetta e per la Self, in cui verranno pubblicate delle cose nuove, in cui ci sarà anche un remix del mio amico Trump. Vorrei precisare una cosa, non voglio prendere meriti per me, perché io solo ho dato delle idee su come cosa aggiungere, cosa mettere e cosa togliere, perché originalmente il pezzo era cantato, ma il pezzo è stato eseguito tutto a mano, senza computer. La solo che sentite è stato fatto, c'è. Buona la prima da Boscolo. Mazzesco. Quindi potete immaginare, e praticamente Boscolo, non lo so, io non ho ancora incontrato nessuno con la sua conoscenza dei sintetizzatori. Infatti lui era il tastierista degli Egotria, che poi sentiremo un altro pezzo e vi racconterò la storia degli Egotria. Mauri? Andiamo avanti con Santana, che vi avevo io conosciuto prima. Io ho conosciuto un tastierista, conosciuto, sono andato a vederlo, a sentirlo, quello che è Goblin, Simon Goblin, quello che ha fatto Profondo Rosso. Simonetti. Lo conosco personalmente. Io l'ho visto suonare, cioè io ho avuto cioè mi ha fatto una cosa impressionante. Sì, come artista. È bravissimo. Per dire conoscere un artista bisogna proprio averci lavorato, e io ho lavorato. Hai lavorato? L'abbiamo fatto assieme, questo pezzo prima abbiamo fatto assieme, ti ho detto, siamo io e Bosco degli MC. Ciao. Samba del Sausalito, attenzione, Santana. Mi sento piccolino così io adesso. Tratto dall'album Welcome. Quando lo mettevo
Al typhoon. Perché ho messo di tutto al typhoon. Nessuno si immaginava, non si è mai immaginato che fosse risaltato. Sì. E questo mi riaggancia a quello che ho detto all'inizio. Certe cose le conoscevo e le conosco. Io ho una collezione di 3-4 CD di rock e migliaio di LP. E ad appunto questa conoscenza che ho nel rock che mi ha dato l'opportunità di scoprire anche delle cose tipo queste che io conoscevo già dai tempi quando comprai i dischi dei Santana e che mi diede l'idea di poter riproporlo. Infatti il pezzo è ballabilissimo, è bellissimo. Hai detto che hai tanti dischi anche rock, quindi ti piace anche il rock, quello vero, nel senso il rock degli anni 70, 60, 70, 80? L'ho detto all'inizio che venivo sei fantastico. Rock, si parte da lì. Anni 70. Il primo disco che mi ha regalato mia madre è stato il 45 giri degli Shocking Blue, no, Venus. Davvero? Sì, il primo LP è stato John Lennon in Plastic Ono Band, If Is A Chance. Avevo 12 anni. Il secondo è stato il primo dei Santana, no, il terzo dei Santana, il terzo LP che ho preso. E poi via dicendo sono andato avanti, poi scoprì subito i Rare Earth, sai che è stato il quarto, quinto LP che ho preso, i Rare Earth americani, prodotti da Norman Walfrid. Che mischiavano appunto il sole, il gruppo del Michigan, quindi molto vicinissimi. La loro etichetta era una sottoetichetta della Motown e magari ne parleremo la prossima volta e faremo sul rock. Sì, sì. Questo giro, queste cose, mi ricordano il Brasile, mi ricorda Flora, Ayrton Moreira. Infatti il pezzo si chiama Samba de Sausalito. E Sausalito è la spiaggia che ho voluto andare a vedere appunto per questo disco. Davvero? Quando andai a San Francisco e praticamente è la spiaggia. È la spiaggia che c'è dopo, come si chiama, il Golden Gate? Esatto, Gate. Si scende e si va appunto alla spiaggia di Sausalito. Fantastico, la storia, è vero, un altro raccontato da una persona che l'ha vissuta, è bellissimo. Allora, adesso faccio sentire un pezzo che si chiama Driving Blind, che vuol dire guidando senza ciechi, praticamente alla cieca, di un duo che mi sta molto molto a cuore, e dopo vi racconto un aneddoto, e sono Chris and Cosey. Oh. Cioè, noi ridiamo dico, perché come dire, sappiamo come da dire, vabbè, tanto io sono più giovane di voi due naturalmente, sempre più vecchio, però sempre più vecchio, però questa roba qua io lo conosco tutta, sì. È già bello, ho anche i dischi, è stato fortunato ad avermi incontrato per strada, hai visto? E dico una cosa, tu hai portato i due dischi per la promozione e anche per far sentire le due cose. Io mi sono preparato questa mattina i vinili e ovviamente vedi che abbiamo proprio preso le stesse cose e le abbiamo suonate. Cioè possiamo parlare di queste cose qua. Allora succede questo, che quando nei Crafter questo disco, ma non è questo disco, è quello Smash Machine. Quando appunto nei Crafter arriva Karl Bartos, che è un artista di Berlino, fece cambiare completamente il suono dei Crafter dalle cose sperimentali e anche elettroniche, ma sperimentali in cose più quadrate, più ballabili, e praticamente Karl Bartos è l'artista che con i Crafter, facendo cambiare lo stile dei Crafter, ha influenzato praticamente tutta la musica che si basa sul suono elettronico a seguire, e soprattutto la musica inglese New Wave. Anche questo modo di battere il rullante con questo, non mi ricordo com'è questo effetto, è stato preso dai Crafter e inventato da Bartos.
ma difatti dopo da lì sono nate, diciamo, la dance elettronica e l'Italo Disco, anche ecco, l'Italo Disco. Mi hai rubato le parole in bocca. L'Italo Disco? L'Italo Disco? Io ho visto Driving Blind, beh, Christian Cole, io li ho visti a Venezia, un concerto, e sono veramente magici. E succede che nel 95 faccio un edit di Christian Cole, di un pezzo che si chiamava, che si chiama tuttora, This Is Me. E circa 10 anni fa la Compos di Monaco mi chiede l'autorizzazione a pubblicare questo remix che girava lì nell'area di Monaco, pubblicato da un disc jockey locale, cioè anche amico mio Fred, in copia limitatissima per disc jockey. E per avere l'autorizzazione, appunto, la pubblicazione di questa This Is Me remix del sottoscritto, mandano il pezzo. La Compost, quindi un'etichetta non da poco, manda il pezzo a Christian Cosey per fargli sentire se accettavano, perché il remix mio era completamente diverso e via dicendo. Beh, la risposta è stata, che me lo disse lui, il proprietario, che accettavano e che gli piaceva di più il mio remix dell'originale. fantastici. Beh, sono... E sono belle soddisfazioni. Il cagnone che baia? C'è il ladro. Cuccia. Questo in origine, e non lo so come sia capitato lì, era Cat Stevens, che non c'entra tanto con l'elettronica. Sì, però nell'album c'era questo pezzo. C'era questo pezzo, una grossa scoperta, e questo invece è un remake che hanno fatto qualche anno dopo. Interessante, che io suonavo in discoteca, molto bello. Jelly Bean Benitez è un famoso disco americano di origine ispanica, credo. Sì. Andava molto ai tempi lui come, sì, come disordine. Beh, non voglio dire niente per l'amor del cielo, però sai, dobbiamo fare una considerazione di fondo. Io ho avuto fortuna nella mia vita e vado a lavorare in tutto il mondo, però c'è da fare anche una considerazione di fondo, che è diverso essere un disc jockey di Brescia o di Bergamo o essere un disc jockey di New York. Non è la stessa cambia idea. Cambia, la stessa cambia. Identica, no, cambia tantissimo. Lo so. Diciamo che DJ disc jockey americani che hanno fatto pezzi famosi ce ne sono tanti, nel funky, nell'afro funky, nell'elettronica. Ma i disc jockey americani della generazione precedente, tipo la mia, erano veramente artisti di altissimo livello. Adesso non so, con la musica che c'è in giro e le nuove produzioni che non sono più fatte da musicisti ma da altri, dalle di giochi o dalle macchinette, non sei più in grado di farti un'opinione sulla validità di un disc jockey o un altro, perché con tutto il rispetto, perché ognuno fa il suo percorso, fa la sua strada, fa le sue scelte, ma a me sinceramente mi sembrano tutti uguali. Quando ho occasione di vedere qualche video su Facebook o YouTube, non riesco a riconoscere uno dall'altro. Sì, perché diciamo che la musica la fa il computer, non la fanno più i musicisti, perché la vero. Allora, diciamo che la Italo Disco e la dance anni 70, funky, l'afro funky, lo facevano tutti con gli strumenti. Erano dei gruppi che suonavano. Cioè,
parliamo di artisti. Suonata con un basso, una chitarra, una batteria, chitarra, basso, cioè. Dai, perché allora, i musicisti veri nella loro musica ci mettono l'anima. Sì. E chi ha sensibilità musicale lo sente. Percepisce questa cosa. Bene. Esatto. Vado. Segnaliamo comunque anche la canzone The Mexican. Sì. Bella. La ricordi? Sì, sì. Quella è bella. Qua sopra? È qua sopra anche quella. Dei bomber. Dei bomber. Sì. Vedo che sei preparato. Ma un po' di storia. Adesso vi voglio far sentire un pezzo, ma lo teniamo corto perché era un pezzo proprio da Typhoon, era un pezzo di abbinamento, diciamo così, di base allo spettacolo di Luci che faceva in quei tempi. Yuji era amico mio da tantissimo tempo. Proprio se lo chiamavano Lucifero? No, Lucifero era dal Cosmo. Yuji era proprio anche Lucifero, sì. Un buon musicista, ma Yuji era super, sì. Perché sentiva proprio la musica. Quindi questo è un tappeto, e che utilizzavamo per dare spazio al lucista. E per esibirsi giocare, con tutte le luci che c'erano al Typhoon, che erano tantissime, sì. Con il laser di 3 watt, quindi molto grosso. Questo qua è il pezzo che usavo tantissimo, scusami, Baldelli, a fare l'inizio del Cosmic, o sbaglio? Ma quello che faceva, io sinceramente non so quello che facevano al Cosmic, però so quello che facevano al Cosmic del Typhoon. Quel pezzo qua è un pezzo storico, sì, proprio. È una basetta, sì. Che è stata utilizzata. Io quel pezzo qua, devo essere sincero, per quel pezzo qua l'ho conosciuto in una serata che ho fatto un service a Baldelli. Cioè, perché non l'avevo mai sentito prima di allora, e io ti parlo a 15 o 18 anni fa, comodi. E non lo conoscevo, difatti. Quando l'ho sentito ho fatto una settimana andare a cercare il disco. Anch'io. Perché è veramente bellissimo. Beh, è uno dei classici esempi di musica industriale inglese. Lui è Greg Lyon, e quando Paolo Scotti scrive a Greg Lyon per avere la licenza per pubblicare questo pezzo, Paolo Scotti gli chiede: ma scusi signor Lyon, ma ha anche altri pezzi interessanti che possono andarci bene? No, ma io ho prodotto solo Blondie, ha detto. Vabbè, il sunto è sempre lo stesso. Allora io mi stupisco un'altra volta con Appagaro Candiere. Lo conosco. Ti faccio pagare ancora un po' di No, devo essere sincero, questo pezzo io non lo conoscevo di Airto, e in generale io dico le cose come stanno perché non sono presuntuoso, una persona che può conoscere tutto il mondo intero, e mi ricordo che questo pezzo me lo fece scoprire l'ebreo quando venne al Typhoon. Perché lui era anche improntato, era su musica, insomma. Sì, era cioè, l'ebreo era più sul cantato, su questa roba qua. Hai ragione. Momento. No? L'unico pezzo che mettevano di brasiliano era questo. Io non conoscevo, io avevo già delle cose brasiliane tipo Gilberto G, che sto raccontando l'aneddoto, e come si dice, però non conoscevo proprio Airto come artista, non lo conoscevo. E poi si è aperto il mondo perché Airto è un artista. Dopo diciamo Mauri che non è che si può conoscere tutti gli artisti, tutti i dischi, perché sarebbe una cosa impossibile secondo me. Questa è una versione bellissima. Mettevo delle cose brasiliane già negli anni 70,
tipo il Baiano e Novo Schiaretano, le sentivo, l'unico mezzo per scoprire delle cose diverse era quello di sentire e Arbore e Buon Compagno, la trasmissione, che mettevano anche questa cosa. Io ho sentito lì, ma si parla del 75. Però, cioè, vedi però che il brasiliano, la musica brasiliana, diciamo che sarà conosciuta tanto quando si è trasformata in afro, diciamo, più battuta, più cassa, tipo nel 98-97, tanti pezzi brasiliani, come quel pezzo qua, che c'è anche tu, un remix di questo, che ha molta cassa, la gente l'ha conosciuto tramite... Ma hai ragione, ma la seconda generazione. La seconda generazione. Perché la prima generazione è quella dell'afro vera, che va nel periodo che va, che io... Sai che l'afro, il nome afro viene dalla mia serie di tape, ma l'afro, che va dall'82 fino al 86-87, quando chiude il taglio. Poi arriva un'altra generazione, una nuova generazione di disc jockey, che utilizzano i brani classici nostri, perché non ero solo io che ha abbracciato il filone afro, ma c'era anche l'ebreo, Peri, poi quelli no, ebreo, Peri e Spattori, molto importante, un disc jockey molto importante era l'afro Spattori. Fattori. Dov'è? Ah sì, il disco. Pensavo che sfilava dalla tendina. Mentre i vari, anche TVC poi arriva in seguito ad abbracciare questo filone di musica, ma Mozart e Rubens sono sempre stati legati più al funk, al soul e alla disco. Sì, anche fusion. Poi chiaramente nei vari periodi anche loro si adattavano un po', ma poi tornavano inevitabilmente nel genere che era la loro natura. Quindi diciamo che era l'afro seconda generazione, quello che stiamo parlando dei pezzi di Mozart. Sì, ok. Samba reggae. Scusate, Samba reggae, però giustamente Bergamo, Prima Stella, l'invidia. I nostri ascoltatori è meglio che sappiano questa cosa qua. Sì. Wow. Per parlare di influenze Kraftwerk nella New Wave, io avevo scoperto questo pezzo di un artista americano, si chiamano i Crash Course in Science, e il pezzo si chiama Flying Turn, e sono stato molto contento perché quando l'ho messo sulla compilation, dopo un po', questo artista di New York, mi sembra, scrisse a Paolo Scotti per avere la mia mail e mi ringrazio personalmente per aver inserito questo pezzo. E in verità si suonava così. Ah bravo, facciamolo. Difatti è meglio così. Bello. E lui è un artista di New York. Ti rendi conto? No, complimenti. E sai, una volta questi mix strani, soprattutto dai, ho usato tanti mix inglesi nel primo periodo del Dimon pre-afro, che era New Wave, industriale e bla bla bla, e tutto quello che riguardava un po' la musica elettronica. Mi trovavo alla Gong, che faceva amico Roberto Fraschini, e anche delle cose le trovavo da Lombardoni, io mi ricordo Lombardoni che poi trovò la Disco Magic, non mi ricordo la via perché vorrei passarci, ma era una via a sud di Milano vicino a Viale Forlanini, dove c'erano due negozi con dei seminterrati proprio uniti così, e uno era la nascente Disco Magic, il nuovo magazzino dei Lombardoni, e l'altro attaccato era la Gong. No, prima ancora si parla dell'81, sì. Forse. Ah ok, quando gli magazzini ancora. Mi ricordo sempre, se è vero, mi dicevo vieni Beppe, punto, io mi prendevo, ma mi diceva prendi poco, gli dicevo se è vero, guarda che non è il genere che se prendo quello che posso, perché cosa cerchi, cerco questo. Vai di là dal lavoro, che dimmi che ti ho mandato io, che ti fanno andare sotto che magari trovo. Adesso è diventato amico di Roberto Fraschini, uno dei proprietari, e
è un'altra storia che vi devo raccontare. Bello quel pezzo qua. Questo non l'ho mai sentito, sono sincero. Quel pezzo qua devo essere sentito. No, non l'ho mai sentito. Andiamo Mauri, che ne ho altre due o tre da far sentire. Andiamo avanti così, guarda. qua siamo in un pezzo. Oh, dovete ascoltarlo bene perché non è quello. Sì, rilasciato. Walter Bender. Questo qua è il famoso Piero Umiliani. Ah, sì, l'aveva preso. Piero Umiliani. Manà Manà Remix. Un remix che ha fatto. E ai tempi io suonavo. Questo qua tu lo mettivi, vuoi che te lo dico io? Ah, questo, questo disco qua tu lo mettevi nel 2000, nel 2000, 99-2000 al Mary Lady. Perché ho anche la prova, c'ho la prova, c'ho il disco registrato, il CD registrato della serata. Sì, e questa comunque è la versione un groove, però quando vogliamo fare. Sono i soci del Typhoon che decidono, visto l'andamento positivo dell'attività, di concedersi una vacanza tutti assieme in Brasile. Io non potevo andare perché avevo dei impegni estivi e gli chiedo a uno dei soci, gli chiedo, visto che vai in Brasile, comprami qualche disco. E lui mi dice, non sapendo niente, ma che disco mi vuoi. Vai dentro una volta e di dammi i dischi di percussioni. Sono tornato, mi portarono 10-15 dischi e c'ero dentro Luciano Carona. Battutata fantastica. Sai invece io... Aspetta, Manà Manà, questo pezzo qua lo fece anche Giorgio Moroder, che all'inizio, prima di diventare un artista di disco music, prendendo molto dai Kraftwerk, ancora una volta, pensa a te, ragazzi. Era un cantante di pop, da girando in Svizzera, da Inghilterra, e ha fatto questa versione Manà Manà. Di Manà Manà, pensa a te. Giorgio Moroder, i primi tre dischi di Moroder sono tutt'altro genere, poi lui è uscito con il suo filone. Tu pensa a te che ti parlo di 10 anni fa, mia moglie straniera del Marocco, no? Quando è andato giù a trovare i nonni e gli ho chiesto la stessa cosa, però io ho detto una frase molto strana, ho detto portami le canzoni popolari del tuo paese. Ma portato di quei dischi, Mauri, che c'è assurdi. Ma stanno riscoprendo adesso, dopo tanti anni. Avevo portato anch'io. Essendo il DJ resident del Typhoon avevo anche la responsabilità del cambio del programma e avevo cominciato a mettere il naso nella musica Rai, che non è la musica popolare, però fa popolare nuova le musiche in versioni elettroniche. Difatti anch'io ho dei bellissimi dischi, però più moderni della musica popolare. Arrivavano sempre in Francia. Te la devo dare, ne? Sì, in Francia. Te la devo dare. Non dargliela. Non te la do. Ah? Non te lo do. No, ma te lo do io. Ah, ok. Io me lo po'. Ma pensavo che volevi il disco. Andiamo, Mauri. Vai. E va avanti, Beppe. Altro pezzo che mi piace tantissimo, ve lo metto alla velocità normale, anzi lo deceleriamo un po'. No, deceleralo un po' che... Un altro pezzo cavallo di battaglia mia nel periodo... Saluto Pierluigi Ballini. Che si ricorda di tutte le canzoni, è un bresciano che segue, e anche Roby Rivoltella che è un DJ di Treviglio. Ciao Roby! Ecco appunto. Ogni tanto ci ricordiamo anche di salutare qualcuno che sono nel periodo pre-afro,
perché poi ho continuato solo nella prima parte del mio DJ set al Typhoon. Mettevo, come vi ho raccontato prima, parecchie cose new wave, elettroniche e industriali e pop, rock, quello più elettronico, e uno dei pezzi miei preferiti era questo dei Modern English inglesi, e il titolo è Life in the Glad House, pezzo bellissimo. Mi suonavi rallentati, avevano quel vocione. Si apriva, si abbassava la voce. Perché chiaramente proponendo la musica, suonando la musica con i giradischi, non c'era il time stretching. Non c'era il time stretching, quindi cambiando la velocità cambiava anche la tonalità. Anche la tonalità. Fantastica con la mia vita. Ragazzi, voilà. Tempo corre. Ma però abbiamo tantissime bombe e non riusciamo neanche a suonarle tutte. Beh, a me mi interessava riuscire a finire di presentare. Sì, sì, il disco, ovvio. È importantissimo, perché questa puntata è basata su questo. Sentiamo Tokyo Mix, la Luisa da Trento e Nico Trivellati. Devo fare anche quello ogni tanto. Ragazzi, condividete, così ci vedono e ci ascoltano in tanti. Ormai ci sono l'ultima mezz'oretta, anche gli ultimi 25 minuti. Vieni da qua, è il mio ormai. Adesso ce l'ascoltiamo questo, dai. Bello. Ieri. Ovvero? Ho fatto un pelo. Stupirò con effetti speciali. No, non ci credo, ho fatto un remix. Non ci credo. Vedi che chi cerca trova ancora. L'abbiamo trovato, l'hai trovato. Eravamo insieme a Milano. A Milano. Ammalano, Un bel sound, bellissimo sound. Sì, sono un disco da suonare, sono dischi da ballare, però hanno delle voci africane, dei synth molto belli. Sì. Fatto molto bene. Non c'è niente da dire. Questo è un remix, eh? O sbaglio? Non lo so, è un triplo vinile e non credo siano dei remix, ma è una compilation. Ho visto un CD lungo con un sacco di tracce. Questo qua è un produttore di quelli che... Secondo me hanno campionato le parti con il senza e vari percussioni. Sì, perché mi sembra... A volte non si legano proprio le percussioni. No. È bello, eh.
solo una notazione tecnica. Sì. Ho chiesto se era un remix perché c'è certe parti che sono. Ricorda qualcosa? Sì, sì. Non riesco a collegare, però. La chansa è uno strumento molto usato nella musica africana. È come una scatoletta con un buco con delle lamelle metalliche, a volte incordate, a volte no, perché dipende dalla lunghezza e dalla grandezza, che sono in questo modo. Solo con i pollici. È un po' come la marimba. Però questo ipno. Questo era qua. Sì, è classico. Noti. Prima. Sì, esatto. Ce l'abbiamo ancora? Sì, certo. Vai. Beh. C'è solo strumentale, eh? Sì. Molto bello, è introdotto veramente una bella chicca quella. Sì, no, mi sta scendendo la lacrimuccia. Sì, prevedo un omicidio all'uscita. Ecco, ma vi avevo detto prima che vi avrei spiegato un po' la storia degli Egotria. Era un gruppo molto famoso in Veneto e in Austria, facevano parecchi concerti, era un gruppo di prog rock molto elettronico, ma veramente, veramente molto bravi, bassista, tutti musicisti formati in conservatorio, e non avevano il basso ma suonava il violoncello. E il gruppo creato da Francesco Boscolo. Quando poi si sciolsero alla fine degli anni 70, primi anni 80, che io lo conobbi, decidemmo di creare gli MC1 come gruppo e di mantenere in vita gli Egotria. Siccome c'erano parecchie demo mai realizzate, avevamo pensato poi di finirle noi, praticamente, di completarla noi, cosa che abbiamo fatto. Ma l'assurdità del fatto era che io andavo dalle alcune label, perché poi mi sono scocciato, andavo da alcune label a proporre questi pezzi fantastici, e questo è uno dei remix miei di un pezzo che abbiamo fatto con Boscolo, che si chiama Vulcano, dall'album Four Element, ispirato alla natura. E mi dicevano: ma sai, questa musica è un po' troppo avanti, è troppo futurista, per noi non va bene. Vabbè, grazie, arrivederci. Quando poi, circa 10 anni fa, ci siamo ritrovati con Bosco, abbiamo realizzato alcune tracce, tornai da qualche altra etichetta, qualche, due o tre etichette, perché poi non ho pazienza a parlare con personaggi che hanno un'infarinatura generale troppo distante dalla mia, e vi dico della faccenda che mi dicevano: ma sai, questa musica è un po' troppo vecchia, quindi ai tempi era troppo avanti e a questi tempi era troppo vecchia, quindi non sapevamo più cosa fare. Fatto sta che invece è molto attuale, forse ancora non è ancora matura. Mi ricorda i Tangeri, mi ricorda le robe lì, non riesco a parlare. No, poi la particolarità dei miei remix è che tolgo praticamente tutta la parte ritmica e accento un passo e i sequencer, appunto per supplire a questa mancanza di ritmica. Praticamente è l'infarinatura generale che ho ricevuto ascoltando tanta musica di
stampo tedesco, vale a dire sequencer, melodie e mondi astrali che si intrecciano, roba da sballati pratica. Amico Trump DJ. Trump DJ, nostro, non ci credo, il nostro presidente bergamasco. Grazie Beppe. Prego caro. Prego signor presidente. Signor Presidente, ma non so più cosa fare con sto Covid, non so più cosa chiudere. Mamma mia. Typhoon in the World. Ricordiamo che questo programma di oggi è una chicca, posso dirlo Mauri? È una chicca. Sì, devi dirlo. È una chicca che si chiama Due amici per caso, che siamo io e Mauri. E abbiamo voluto invitare Beppe Loda a questa trasmissione perché è una trasmissione molto impegnativa e molto costruttiva per tutti, perché che noi non eravamo in grado di superare, no, abbiamo invece col maestro almeno sì, riusciamo a fare qualcosa di decente, perché sì, sennò ci arresta. Posso dire una cosa? È un po' brutale, io non li conosco, non so chi sono. Benissimo. Mi hanno recuperato mentre passeggiavo sul marciapiede e con la forza delle armi mi hanno portato qui. Soprattutto lui. Sotto minaccia. Con la sua frangia. African Conning 2, altra versione molto più afro questa. Poi va bene, avremo tempo di fare i nostri video. Dai che le trasformiamo tutte, io e lui. Queste robe qua. Le rendiamo taifoniane. Le taifoniamo. Guardate che... A parte che quel disco lì... Tu vai sempre nei posti che... Devo venire con te io un pochettino. Così abbiamo quel kick, quale prendo io? Normalmente doveva lui... Uccidendo, non so che facciamo. Lo invitiamo a cena. Okay. E non sapeva che la cena era lui. Bello, bravo. Il parrucchino lo lascia a te. Ah, ok, va bene, okay. La cosa. Ragazzi, mettiamo via l'oracolo, perché questo è l'oracolo. Ma te la stai togliendo? Perché la togli? Perché ci caldo. Abbiamo anche lo strip in diretta. Abbiamo ancora 10 minuti? No, giusti? Ok, quindi abbiamo ancora Sirius. Qua è un campione, un gruppo che ho conosciuto ancora da te, che si chiama Homo Deus Sangare. L'ho conosciuto perché lo suonavi te a Typhoon. Ho suonato un sacco di cose. Sì. Potrebbe essere Gambia, adesso poi non vorrei darle le informazioni sbagliate, ma mi ha preso questa vocina qua, incredibile. Io già nel periodo, primo periodo afro al Typhoon, che i periodi importanti del Typhoon sono tre in pratica, e il primo periodo chiamiamolo elettronico, dove appunto come avevo detto prima erano compresi
la musica elettronica, la musica new wave, la musica space disco molto rallentata, era un miscuglio con il fondamento, le radici nella musica elettronica. Chiaramente all'inizio dell'81 non erano ancora usciti tanti dischi che uscirono dopo di musica elettronica, soprattutto tedesca e new wave inglese, quindi mi arrabattavo per quello che potevo trovare, appunto mescolando la space disco rallentata, che è comunque disco di matrice elettronica. Il secondo periodo è l'afro, come ho già spiegato, afro, Brasile e via dicendo. E poi nell'84 a settembre mi trasferì, anche perché sinceramente ero un po' stanco sempre dalla stessa situazione Typho, avevo bisogno di cambiare un po', diventai il disc jockey resident del Cosmi, dove gli altri due si alternavano una volta con me e l'altro andava al Chicago e viceversa. Però purtroppo alla fine di novembre il Cosmi, come tutti sapete, venne chiuso e per ordinanza, no, per fortuna, perché sì, no, c'era una grandissima differenza tra il pubblico del Cosmi e il pubblico del Tanto. Davvero? Grandissima, guarda, inimmaginabile la differenza. E tant'è vero che io avevo già detto al proprietario, guarda che io arrivo a dicembre e poi non mi piace, io ero abituato a tutta un'altra cosa. Proprio, c'era proprio diversità dal pubblico, da un locale all'altro. Ma diversità dal pubblico, diversità dei discjockey. Adesso io giravo il mondo per cercare la musica. Vabbè, niente, a parte questo, con tutto il rispetto per gli altri discjockey. E poi il terzo periodo, che è quello quando tornai dal Cosmi, cioè dopo il Cosmi andai soprattutto a Chicago, che era ancora aperto, e in varie situazioni one night. Dopodiché a marzo dell'85 tornai al Typhoon e feci l'accordo per tornare lì come residence da settembre dell'85 ad libidum, tanto per dire. E però nel frattempo io, poi vi parlerò di questo periodo in un'altra occasione, mi ero già preparato quello che sarebbe stato dopo l'afro e dopo me. E quindi tornai al Typhoon e cominciai subito a impostare un genere completamente diverso, che era il rare groove, il funky, quello anche classico ma non troppo conosciuto, e soprattutto la blaxploitation. Bello. Cioè, la blaxploitation? La blaxploitation sono le colonne sonore dei film tipo The Black Panther, tutti quei film che erano usciti negli anni 70, in cui tutti gli attori erano tutte persone di colore. Quindi potete immaginarvi, tanto per farvi capire meglio, Shaft di Isaac Hayes fa parte della blaxploitation. Vado? Sì, puoi andare. Altro pezzo bellissimo e soprattutto rarissimo. Qui contattai io proprio Duncan McKay, che è residente in Sudafrica, per avere la licenza appunto di questo pezzo, che si trova solo su un maxi, rarissimo. Poi non so, forse l'hanno anche ristampato, e questo sarebbe anche un bene, perché la musica buona non deve mai morire. Non dovete ascoltare la radio di qualità per avere spunti e riconoscere la vostra strada musicale. Se io sono una radio che ti mette solo la techno, non hai possibilità di scoprire altro. Magari ritrovi e scopri i tuoi due gusti musicali ascoltando una gamma completamente diversa di musica. Fatta Mauri. Quindi il mio consiglio, ascoltate questa radio, perché come avevo detto all'inizio, c'è profumo di cultura, non solo di business, che comunque serve chiaramente. Comunque quel pezzo qua, io vorrei riuscire a trovare anche il video o un live, qualcosa da presentare nel mio programma, perché questo pezzo è bellissimo. È difficile, è bellissimo. È bellissimo. È pezzo da pelle d'oca.
niente. Molto vicino a voi, adesso. Nel periodo dell'uscita di questa prima compilation che ho fatto per ricordare i periodi del Taifun, andai a fare una serata a Londra e, come faccio di solito, vado sempre a mettere il naso nei negozi di dischi a cercare cose che non conosco, e qui mi riaggancio a quello che avevo raccontato prima, che vale la pena alzare il severino dalla tastiera del computer e andare in giro, viaggiare e cercare per trovare quello anche che non conoscete, come ho fatto io. Entro da Fonica, mi sembra, Fonica, uno dei negozi dischi più importanti al mondo, e gli chiedo come sta andando la compilation del Taifun, che ne avevano una fila tipo, non so, 20, e mi dicono: è un mese che tutti i giorni entrano 3-4 persone a cercare questa compilation. E mi hanno fatto i complimenti perché secondo loro era una compilation geniale. In effetti non è facile trovare una compilation così. No, no, bellissimo. Lauri, volevo ricordarti, siamo dai 2-3 minuti, dobbiamo calcolare l'ultimo pezzo. Questo è l'ultimo pezzo, così quando ti metto una base di percussione salutiamo. Ok, va bene, non c'è niente. Ah, ma è perfetto, ma è... Bene, no? Sì. Ci sono qualche... C'è col magone. Io volevo salutare tutti i nostri ascoltatori. Grazie veramente di cuore. Amici, grazie a caso. Beppe Rode, è stato veramente un grande piacere. Verde. L'aspettiamo ancora qua in radio, quando vuole. Qua vicino. Vieni a piedi la prossima volta. No, no. Ma lei è il benvenuto. Bello, bello veramente. Allora, anche questa roba è stata... in questo periodo abbastanza difficile da organizzare, perché sì, sai, bisogna fare le corse, è stata improvvisata, come le nostre cose improvvisate, che sono sempre le migliori. Non sono sempre andate bene. Vanno bene, sì. Però vedremo di farne ancora qualcuna, sì. Poi penseremo. Speriamo di avervi fatto passare 2 ore di cultura fantastiche, musicale, fantastico, ottime. Niente, vi salutiamo. Questo è il disco che poi ti lascio. Naturalmente ringrazio tutti per la vostra pazienza, ringrazio il campione di wrestling, proprietario della radio. Grande DJ Aki. E anche il nostro amico Mauri, anche se il viso è stato sempre un po' offuscato dalla sua Francia alla Trump, rimane comunque mio cugino bergamasco. È uno grazie. Dei miei DJ preferiti. Grazie Beppe. Un applauso. Grande Beppe Roda. Grande! Prego. Ok. Adesso lui piano piano mi sfuma o è già fumato?